priorato di Santo Stefano, il rifugio dei pellegrini. Un viaggio nel tempo, un tuffo nel passato. Immaginate di essere intorno all'anno 1000, di essere un credente o un pellegrino che segue la via francigena a piedi e che dopo molta fatica raggiunge la vetta della collina. Immaginate la sensazione di questo pellegrino quando scorge la chiesa che lo aspetta e lo accoglie con la sua scarna semplicità. La struttura essenziale, spoglia, non fa altro che mettere in risalto il vero tesoro che ha all'interno, una spiritualità contadina, spontanea e profonda. Situata a quota 420 metri sul livello del mare, in cima alla morena frontale che domina Candia e il suo lago, la chiesa di Santo Stefano si erge in solitaria posizione, come a proteggere tutto il borgo ai suoi piedi e il bacino morenico canavesano, qui visibile con tutta la cerchia alpina. Di origini antichissime, ma ricostruita attorno all'anno 1000, già con le dimensioni che vediamo oggi, la chiesa è di tipo priorale, ossia destinata ad ospitare monaci, ed è stata costruita con canoni romanici e dedicata al protomartire Stefano. La chiesa era destinata alla funzione di presidio di una via di collegamento tra il nord e il sud Europa, in un'epoca che cominciava a conoscere intensi scambi commerciali e spostamenti legati ai grandi pellegrinaggi religiosi. Già nel 1177 la chiesa viene citata in una bolla papale come dipendenza dell'ordine monastico fondato da San Bernardo da Mentone e che ha nell'ospizio del Gran San Bernardo la sua casa madre. Ragione di questa dipendenza era quella di garantire al viaggiatore la presenza di ospizi e rifugi ben visibili durante il percorso. Il priorato di Santo Stefano, per le sue caratteristiche archeologiche e per la sua funzione storica, nel 2008 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento con l'inserimento nel circuito ufficiale dei luoghi del cuore FAI. Con una lunghezza di 24 metri, era certamente una delle più grandi chiese erette nell'undicesimo secolo in Canavese, mentre oggi rappresenta la più grande e meno contaminata chiesa romanica del territorio. La facciata della chiesa, divisa in salienti, presenta un portone d'ingresso disassato per la presenza di un campanile nella parte sinistra, successivamente crollato. La chiesa nasce subito a tre navate con absidi terminali e navata centrale con tetto con capriata vista. A fianco del lato sud vennero realizzati dei bassi fabbricati, che rappresentavano la foresteria e gli ambienti in cui risiedevano i monaci a presidio della struttura. Oggi questa parte è ridotta a rudere. Attorno al XIII secolo, la chiesa subisce una modifica importante della navata centrale, con la costruzione di una cripta a tre piccole navate dedicata alla Vergine Maria. Da quel momento in poi la chiesa divenne il luogo più sacro al culto della Madonna del territorio. Il presbiterio diventa sopraelevato e porta l'altare maggiore e il coro e vi si accede attraverso due scale laterali di 13 scalini ciascuna. Alle pareti, verso l'inizio delle navate di destra e sinistra, compaiono le ammonizioni, datate XVIII-XIX secolo, che raffiguravano un teschio con le tibie incrociate e una breve frase in latino, che significava «non sapete né il giorno né l'ora». Il fondo della navata di destra presenta la cupoletta del paradiso raffigurante l'incoronazione della Vergine seduta al centro sopra le nubi e con attorno il Padre e il Figlio, tutt'attorno angeli santi. La cupoletta è sorretta da quattro capitelli su cui poggiano le statue in stucco dei quattro evangelisti. La cripta invece è stata costruita con materiale di reimpiego, infatti dei sei capitelli che sovrastano i sei pilastri che la sorreggono, tre capitelli sono coevi della cripta, mentre altri tre sono molto più antichi, epoca barbarica V-VII secolo. Nella cripta era conservata fin dall'inizio del 1600 la statua medievale di pregevole fattura della Madonna con il Bambino o Madonna di Santo Stefano. Con gli anni la chiesa ha subito molti rifacimenti, soprattutto pesanti asportazioni degli intonaci interni,
Inoltre la costruzione di volte ad archi per coprire le navate, la creazione di piccoli ambienti di servizio attraverso tamponature delle ultime arcate della navata di destra. All'esterno, sul lato nord della chiesa, vi sono i resti di un antico e curioso affresco popolare, detto il Trionfo della Morte o Danza Macabra. Continuando il giro attorno alla chiesa, si possono scorgere distintamente le tre absidi, corrispondenti alle tre navate interne, alcune delle quali recanti interessanti monofore strombate di epoca medievale. Curiosa e romantica la zona absidale, caratterizzata da un arco che sovrasta la parte inferiore dell'abside centrale e un campaniletto triangolare barocco. Si arriva al lato sud, caratterizzato da un coronamento di archetti pensili. La chiesa, per la maggior parte dell'anno, è chiusa, ma viene aperta ovviamente per la festività di Santo Stefano a dicembre e per la festa della Madonna della Neve, la prima settimana di agosto, quando i fedeli di Candia portano in processione il drappo con l'immagine della Madonna della Neve fino alla pieve di San Michele.